Ali! Ciao, sono qui con Titti e siamo qui per fare un video che mi ha proposto Titti appena entrato dalla porta. Come non si chiama? Non è andata così. Tu volevi fare il boyfriend tag per mettermi alla prova un'altra volta? Sì. Visto che l'abbiamo fatto un sacco di tempo fa, ma io ti ho ingannato. Mi ha detto che ora faremo il girlfriend tag, che io credo sia tipo la stessa cosa. Però lui così è contento, quindi... È contentino. Ti do il contentino. Iniziamo con le domande, ma importante, se non hanno visto lo scorso boyfriend tag, che devono fare? Devo andarsela a vedere. E dove lo trovano? Qui, Qui, eh? E qui? Qui. Allora, dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti a scuola. Ci siamo conosciuti a scuola perché eravamo nella stessa classe. Già, poi... Quando siamo usciti la prima volta? La prima volta siamo usciti, la prima volta siamo usciti magari in gruppo, no, è capitato. Soli. La prima volta da soli siamo usciti per andare ad accompagnarti a chitarra. Una la volta. Siamo usciti anche prima? Secondo me sì. Cioè non lo so, però secondo me sì. Io mi ricordo che una volta siamo rimasti da soli sull'autobus. Vabbè. Che dovevamo uscire. No, me lo ricordo, dovevamo uscire tutti quanti. E alla fine c'erano Emanuele e Lorenzo e siamo ritornati a casa con l'autobus. Sicuramente c'era un'altra volta in cui non siamo usciti, però proprio appuntamento che tu mi hai chiesto di uscire era a chitarra. Vabbè, l'ho accompagnato per andare a lezione di chitarra. Allora, qual è stata la tua prima impressione su di me? Non spaventare. Allora, no, la mia prima impressione su di te è stata positiva. Nel senso che quando l'ho visto ho pensato che era molto carino. Poi basta. Persona di pochi pensieri. Quando hai conosciuto la mia famiglia? Ma sai che io pensavo che fosse più facile questo tag? No, vabbè raga, imbarazzante. Non me lo ricordo, aspetta. Mi ricordo la prima volta che sono venuta a casa tua. Cioè non mi ricordo un momento in cui c'è stato tipo piacere. Ah, ok. L'ho conosciuti, nel senso da ufficialmente fidanzati, quando siamo partiti per andare da qualche parte con la scuola. Ah, sì. No, lì è quando i miei e i tuoi si sono conosciuti. Sì. Io non me lo ricordo proprio, non ce lo ricordiamo nessuno. Vabbè ragazzi, ricordiamo che, non so, c'è una domanda dopo che chiede da quanto siamo insieme. Beh, non è una scusa, li devi ricordare comunque. E tu nemmeno te lo ricordi. Vabbè, che c'entra, non è una cosa che mi devo ricordare io. Tu ti ricordi quando hai conosciuto i miei? Ah, tua mamma, quando era al tuo compleanno, l'ho incontrata per le scale. Vabbè, basta. E ho una strana ossessione, se sì, quale? Allora. Guarda, ti lasso, eh. No, nel senso che ce n'hai un po', quindi è difficile da trovare. Strana ossessione. Sì, le magliette trasparenti. Vabbè, ma non quel tipo di... Che c'entra? Che lui qualsiasi maglietta che mi metto è troppo trasparente. Non so se è una cosa generalizzata come ossessione. No dai, un'altra ossessione che ha è quella che lui deve sapere. Aspetta, non c'ho più domande. Intanto tu cerca. Vabbè, lui deve sempre sapere tutto. Cioè lui deve sapere tutto. Certo che no, è proprio ossessionato dall'idea di sapere tutto quanto. Ma non solo di me, eh. Cioè lui vuole sapere che tutto, gossip tra persone. Vuole sapere che succede nel mondo. Che è pure giusto. Però lui ne è un po' ossessionato. Vabbè, da quanto tempo siamo insieme? Siamo insieme da 4 anni. E da 4 anni e aspettate, che mese è? Ottobre, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Un anno? No. 4 anni e 6 mesi, quasi 5. Quindi se non mi ricordo qualcosa sono giustificata. Non è giustificata. Sì. No. Abbiamo una tradizione? Sì. Quale? Di vedersi ogni tanto le serie TV a lettino. No, a lettino. È una tradizione. Cioè, magari una tradizione è che quando lui viene a casa mia ci ordiniamo la pizza. Vabbè, quando vieni a casa mia mangiamo la pizza. Che tradizione abbiamo? Mangiare la pizza. Mi sa di sì. Aspetta.
Ma dobbiamo trovare una tradizione. Sì. Cosa abbiamo detto la scorsa volta? Io non me lo ricordo proprio quel video. Penso che adesso finiamo questo e ce lo andiamo a rivedere. Secondo me abbiamo detto che la nostra tradizione è andare al cinema e poi mangiare la pizza il sabato sera. Sì, è vero. Che poi in realtà è più o meno uguale. Solo che adesso che lavoro non è più magari sempre il sabato sera, però qualche giorno in mezzo a settimana ci mangiamo la pizza. Ci mangiamo. Poi. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Adesso stavolta l'abbiamo fatto davvero. Ah, perché è vero, l'altra volta non c'avevamo. L'altra volta non l'avevamo mai. Abbiamo risposto a Napoli con i miei. No, è vero, ora me lo ricordo. Allora, il nostro primo viaggio in macchina è stato quando siamo andati a... Come si chiama? Lì è quel posto al mare. A Zamarin. Come si è? Torvaianica? Siamo andati a trovare che non è proprio un viaggio, però nel senso per me era la prima volta che andavo in un posto un po' più lontano da Roma senza una mappa, quindi in realtà senza cioè con lui, perché a Torvaianica ci sono andata con la mia amica Leonora, quindi vabbè, a Torvaianica sono andato con she's my real girlfriend, vabbè, ciao. Pure questa insomma vuole stare proprio no oh, ho indovinato. Vabbè, ma questa è un po' la ripetizione della domanda di prima. Questa è la prima cosa che hai notato di me. Ma perché quella è l'impressione, vabbè. E l'impressione era positiva. La prima cosa che ho notato di te erano i tuoi capelli. Perché dobbiamo dire che lui aveva più capelli di me quando ci siamo conosciuti. Già. Ma a me piacciono un sacco i ragazzi con i capelli lunghi. Qual è il mio ristorante preferito? Ma non lo sai manco te qual è il tuo ristorante preferito? Fratelli Lambufala. No. Qualche ristorante di pesce in Sardegna, vabbè. Probabilmente. Quali sono gli argomenti sui quali litighiamo di più? In realtà, sempre come l'altra volta, non litighiamo spesso. Magari bisticciamo. Per colpa tua? Per colpa mia? Perché? Perché magari io. Non rispondo al telefono per 6 ore e poi ricompaio. Però non lo faccio. È un po' il motivo per cui litiga con le persone al mondo. Sì, è vero. Perché litighiamo? Perché dice che quando siamo insieme sto sempre al telefono. Io lo sto prendendo molto seriamente questo boyfriend tag, mi sto prendendo tutte le mie colpe. Quindi sì, con un boyfriend tag te lo farò finire ogni volta che litigheremo. Vabbè, chi è che porta i pantaloni nella nostra relazione? Io. Sì, io. Vabbè, come l'altra volta, io. Sto guardando la TV. Cosa sto guardando? Ah, o X Factor, o qualche serie criminale con tua mamma. Vabbè, qualche serie criminale. Un cibo che non mi piace? Tutte le cose verdi. No, di meno. No, non mi piacciono le verdure. Non gli piace... Vabbè, principalmente cose di verdura non ti piacciono, il resto te lo mangi. Cosa ordino da bere quando usciamo a mangiare? O la Coca-Cola Zero, eh? O la Coca-Cola Zero, o l'acqua liscia. Che numero di scarpe porto? No, 42? No. 41? No. 43? Sì, 43-44. Mazza, è fetta che c'hai! Non è male. Ma poi sei tu che c'ha la fetta del senatore. Ma io sono 39, c'è sono 40, 90, 40. No, mi sei rimpicciolito il piede, sì, sono 39. Oh, lo dicevo pure nello scorso boyfriend tag, me lo ricordo. Il mio talento? No, allora lui è bravo un po' a fare un sacco di cose. Cioè, è un po' bravo in tutto. No, non è vero che non è vero che non è un talento. Non è vero, Pi, ma perché dici così? Fammici pensare. Tu hai il talento del persuadere le persone. È vero, eh? Beh, io mi sono messo in bene l'ombretto, te sei persuadere le persone. Scusa, cioè, ci stanno cose e cose. Cosa mangerei ogni giorno se potessi? Io direi pizza, ma secondo me non è la risposta giusta. Cosa mangerei ogni giorno se potessi? La carbonara, la pizza, la matriciana, queste cose proprio. Ma non ce la premo, una strangola. No, infatti. Mi hai detto di lato? Cioè, già non stai messa benissimo con questa situazione attuale, quindi qual è il mio cereale preferito? Ma non mangi cereali. Allora. Ho indovinato, vuol dire che so brava, so che non te li mangi. Qual è... Vabbè, poi ho scritto il tipo di musica preferito, dimmi qual è la mia canzone preferita. Wake me up. Giusto perché non è una canzone preferita.
e non ho niente di preferito, cioè vabbè. Ma infatti che palle, lo posso dire. Vabbè, qual è la mia squadra preferita di calcio? La Roma. Colore dei miei occhi? Marroni, perché se sì, ce l'aveva di un altro colore non stava qua. Qual è una cosa che faccio che vorresti non facessi? Quando gli levo i punti neri, perché stavo parlando l'altra sera con Leonora e Nicola. L'altra sera era ieri. E vabbè, ma loro non vedranno oggi questo video. Dopo il secondo punto nero si infastidisce, inizia a fare tipo... Che è una tortura. E quindi vorrei che tu non ti lamentassi per quello. Vabbè, non succederà mai. E poi vorrei che tu fossi meno antipatico. Ah sì? Sì. Dobbiamo chiedergli i miei punti neri. Vediamo, vediamo. Ah, di dove sono? Di Roma. Però ecco la domanda trabocchi. Sei di Roma, ma sei un po' polacco. Perché è mezzo polacco. Mi piace dirla sta cosa. Quale tipo di torta prepareresti per il mio compleanno? Meglio di niente, ce la compriamo. Sì. Andiamo da Bakery House. Esatto. Però da Bakery House, ad esempio, ti mangi sempre la cheesecake al cioccolato. Quindi io andrei da Bakery House, comprerei la cheesecake al cioccolato e ti direi: guarda amore che bella torta che ti ho fatto. Non ci crederei mai. Meno io. Faccio qualche sport? No, non è vero. Ma vado in piscina. Vai in palestra, vai in piscina, ma con la piscina c'è proprio tipo pure d'inverno, ci va, quindi è come se facesse nuoto. Come spendo le mie ore? Allora, sei molto su internet, però lui non è, cioè lui è bravo perché non è uno di quei ragazzi che cazzeggia, che si guarda video su YouTube, che spende soldi su internet tipo me. E tra l'altro ho appena girato un video, è per questo che ho la parrucca bionda e c'è tutto il mio shopping di questi giorni, quindi proprio... Per esempio, vi posso mostrare un bel esemplare di NYX Control Freak. Vabbè, praticamente lui si informa, vede un botto di cose di calcio, infatti... Che poi, una cosa, quando io mi sono messa con te, ero felice perché tu mi hai fatto credere che non fossi uno fissato col calcio. Non l'ho mai fatto. Non è vero. Guarda, vi giuro, allora io sapevo che ti piaceva tantissimo la Roma. E allora? Però tu, cioè, non eri uno di quelli così. Invece adesso sei cambiato, Pim. Non è impazzito. Se potessi vivere ovunque, dove vivrei? Potessi vivere ovunque, vivresti a casa tua. In un'isola deserta. Madonna mia. Ah, scusate, chi c'ha il ragazzo più palloso di tutta YouTube Italia? Non è vero. Sono finite già. Mazza, sono 20 minuti che stiamo parlando. 30 domande. Allora ragazzi, il video finisce qui. Ho perso decisamente. Non si sa se ne faremo mai un'altra. Non si sa se domani staremo ancora in... Titi, ma io te le amo molto. Proprio schifo. Schifo, schifo. Cioè immaginati Ludovia che dice schifo, schifo, schifo. Ci vediamo al prossimo video. Non vi perdete lo scorso boyfriend tag. Ho perso. Io avevo stravinto, ma era una cosa assurda il boyfriend tag. Vabbè, ma stavamo insieme da di meno, Pi. Ma ci stanno cose che sono meglio io. Ma proprio di là, cioè tutto sono meglio io, tutto. Ma a me non mi chiamano Dori così a random, eh. Allora ragazzi, per noi vi mandiamo un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Forse.